L'Eucaristia deve coinvolgerci in profondità, lo ha ribadito Papa Francesco parlando ai fedeli nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Prima di tutto ha detto: l'Eucaristia deve portarmi a sentire gli altri come fratelli e sorelle. Inoltre, chi celebra l'Eucaristia non lo fa perché si ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalle misericordie di Dio, che è fatta carne in Gesù Cristo. Infine, dobbiamo ricordare che l'Eucaristia è un'azione di Cristo. Attraverso l'Eucaristia Cristo vuole entrare nella nostra esistenza e permearla della sua grazia, così che in ogni comunità cristiana ci sia coerenza tra liturgia e vita. Cari amici, ha concluso il Papa, il cuore si riempie di fiducia e di speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo di Giovanni, quando dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Viviamo l'Eucaristia, ha concluso Papa Francesco, con spirito di fede e di preghiera, nella certezza che il Signore compirà quello che ha promesso.